Di recente, insomma, vale la stessa cosa. Ruppolding era comunque contenta del suo risultato. Qua vediamo già una big, perché come numeri di partenza sono tutte concentrate praticamente nella prima parte della start list. Pietruscina sarà la prima, ma poi ce ne saranno molte altre vicine. Sì, tutte concentrate nei primi due gruppi, ma le cieche di punta hanno fatto una scelta diversa rispetto alla concorrenza. Hanno deciso di collocarsi nel secondo gruppo. Questo perché le previsioni atmosferiche danno sole, le temperature sono bassissime, però questo sole potrebbe scaldare e velocizzare buona parte del tracciato. Quindi sulla carta la strategia della Repubblica Ceca potrebbe avere un significato. Poi conterà la preparazione dei materiali, la scelta e quant'altro, ma tutto sommato credo che anche uno come Björdalen avrebbe fatto la medesima scelta. Che qua conosce chiaramente ogni angolo della pista, come se fosse la sua pista di casa, insieme a quella chiaramente di Holmenkollen. Sì, esattamente, qui Björdalen ha vinto tante volte, è in doppia cifra di vittorie, ha scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina. Se non era la prima vittoria, è arrivata proprio qui per lui 20 anni fa. Quindi fai un po' te. Karin Oberhofer detiene un record: il miglior piazzamento di un'italiana in una sprint disputata da Anter Selva. Detiene questo record in coabitazione con Natalie Santer, fu quinta nella passata stagione, vedremo se riuscirà a migliorare. Eh sì, chiaramente il suo ricordo migliore insieme a quello del debutto in Coppa del Mondo, che fu in occasione dei campionati del mondo. Sta sparando molto bene nelle sprint perché è al 90%, insomma, ha mancato 4 bersagli su i 40 finora affrontati. Le sono mancate le percentuali negli altri format, probabilmente non l'abbiamo ancora vista al top della condizione. Vedremo se da qui la sua stagione svolterà verso l'alto. Lei mi ha raccontato di come è stato condizionante e parecchio proprio la prima gara, quando è successo quel problema di aver scaricato una cartuccia. Ha fatto tanti errori nella serie in piedi della mista, c'è stata poi dopo anche la penalizzazione proprio per non aver utilizzato quella cartuccia, e ci ha messo un po' a dimenticare quel problema. Questo è vero, però lei storicamente è atleta da alti e bassi, magari un atleta che può sbagliare tanto in una gara ma poi trovare lo zero in quella dopo, per cui credo che in passato abbia affrontato situazioni analoghe. Probabilmente lei iniziava questa stagione con enormi ambizioni, perché effettivamente nell'inverno del 2015 ha fatto vedere cose egregie. Però c'è ancora tempo, siamo a metà stagione, il giro di boa sostanzialmente avviene oggi, questa è la gara numero 14, ce ne saranno 26, c'è tempo e spazio per portare a casa risultati importanti. Pietruscina intanto al chilometro 100, lei è una pericolosa. Sì, soprattutto sarà chiaramente in fiducia per il risultato ottenuto nella staffetta. Per ritornarci, ovviamente lì è stata una bella volpe. Pietruscina un po' ingenua, ma ci sta, è giovane. Dallmayr poi ha reagito subito bene, devo dire, a parte il gesto di stizza, ma ha subito dichiarato tutto regolare, non c'è stato alcun problema. Il pubblico ha reagito magari male, però insomma ci può anche stare. Ma il pubblico ha reagito come avrebbe reagito chiunque, esatto. Si fosse trovato lì, la situazione era difficile da leggere, poi molti guardavano il maxi schermo. Alla fine non ci sono state irregolarità, sono cose che succedono in gara. Credo che Dallmayr non avrebbe vinto ugualmente anche prendendo l'altra corsia. Succede, insomma, nulla di particolare. Ecco, ho letto che qualcuno ha definito il pubblico tedesco retrogrado, oppure poco sportivo. I tedeschi inneggiavano Dorothea Wierer. Quando venivano annunciate le atlete, lo speaker tedesco diceva Dorothea e il pubblico urlava Wierer. Quindi sì. No, prima di lanciarsi in epiteti contro chi questa disciplina la ama nella sua essenza, bisognerebbe contare almeno fino a tre. Chi sa arrivare a contare fino a tre? Poi io non ce la fa, un altro discorso. Sono d'accordo, soprattutto per chi come noi ha vissuto comunque l'atmosfera di Anter Selva sul posto per diversi anni, soprattutto all'inizio quando abbiamo iniziato a commentare il biathlon. Praticamente lì la presenza era soprattutto tedesca e creava l'atmosfera, ovviamente, perché per loro questo è il loro sport. Insomma, i tedeschi chiaramente l'hanno portato a quello che è diventato, poi si è allargato, si è esteso, si sono allargati gli orizzonti anche per fortuna in Italia, per cui questo va rimarcato. Effettivamente è una festa grazie a come loro riescono a farla vivere. Sì, non c'è dubbio, questo discorso è valido anche per Anter Selva. Parte Valentina Semerenko, che finora ha raccolto poco, sparando male a terra, ma questa non è una novità. Anche lei il top della condizione non l'ha neanche avvicinato, è una di quelle che potrebbe essere molto pericolosa da febbraio in avanti, ma non prenderà parte alle gare in Nord America e non sarà la sola.
Esatto, ricordiamo che in un pettorale degli italiani sono Oberhofer, abbiamo visto il 3, Wierer il 18, Vittozzi il 33, San Filippo il 63, Federica l'ho sentita ieri sera e mi diceva che appunto avrebbe poi deciso questa mattina perché è in recupero, sta abbastanza bene, però chiaramente andava valutata la sua situazione dopo che ha saltato la massa all'ultimo momento di settimana scorsa. Sì, ha svolto la fase di riscaldamento insieme a Dominic Windisch, che è una sorta di punto di riferimento per tutte e tutti nella squadra italiana. Dopodiché l'azzeramento è andato avanti senza problemi, avrebbe deciso prima della gara, ma l'impressione è che alla fine sarà della partita. Dovrebbe essere così, insomma, ho avuto conferme in tal senso poco fa, però vediamo. Esatto, questo tracciato abbastanza nervoso, si parte chiaramente dallo stadio del Vietnam di Altra Selva, si svolta a sinistra verso il lago di Anterselva, dopodiché si inizia a salire, ci sono tanti saliscendi, soprattutto nell'ultima tornata si può effettivamente fare la differenza. Si parla della possibilità di ospitare, soprattutto nel weekend sarà così, ma credo che si arriverà anche oltre, 18.000 spettatori al giorno. È qualcosa che a livello di sport invernali non è francamente abituale in Italia, intanto guardate che spettacolo alla partenza, sì, di Gosner. Ma questa è una delle eccellenze italiane che si può in qualche modo paragonare alle eccellenze tedesche. Eccellenza tedesca vuol dire Ruppolding, in termini di spettatori presenti, di qualità, di organizzazione, di contorno alle gare di biathlon, siamo ai massimi livelli possibili. E siamo già al poligono con Pidrushina. Ecco, Pidrushina in stagione non ha mai sbagliato in piedi nelle sprint, invece ha mancato qualche bersaglio a terra. Sulla carta, se passa indenne questa sessione di tiro, poi diventa molto pericoloso. Oberhofer sta tenendo il passo di Dunkley, questo è positivo perché Dunkley è solitamente tra le più veloci all'inizio del giro. Non è partita Laukkanen. Io credo che saranno in tante a non partire, soprattutto con pettorali alti. Lo zero di Pidrushina parte molto bene, a fianco degli ucraini ci sono i tecnici italiani. Sì, ricordiamo che questa atleta in stagione spara 92,5 prima di questo poligono, non so se mi spiego. Pidrushina è stata quarta qui nel 2013 nella sprint, è stata quinta invece Zarina Gasparin nel 2011, ma c'è l'errore. Sì, una Zarina Gasparin o Gasparin come bisognerebbe dire, che non ha ancora trovato il feeling con questo format di gara. Le cose migliori le ha fatte su quattro poligoni in questa stagione. Due errori, quindi due giri di penalità. Intanto siamo con Oberhofer. Eckhoff fa segnare il miglior tempo al chilometro 100 e con vantaggio. Eckhoff 90 gare in Coppa del Mondo, sai quanti zero ha trovato? Zero? Esatto. Ed è incredibile per un atleta di quel livello. Lo zero di Karin Oberhofer. Sì, tempi di rilascio nella norma, aveva vantaggio su Pidrushina, vediamo se lo mantiene. C'è già anche Gwisdon. C'è un leggero vento, ma è tipico di Anterselva. Mentre è pronta Dorothea Wierer al cancelletto di partenza. Lei, come Sukalova, in questa gara non ha mai ottenuto grandi risultati, addirittura ha dichiarato per noi la gara peggiore, nel senso che la viviamo ovviamente con tanta pressione. Sì, non c'è dubbio, il problema di Wierer è legato agli errori commessi in questa gara. I numeri parlano chiaro. In stagione una sola atleta è salita sul podio nella sprint sbagliando. Pidrushina nella prima gara stagionale, poi tutti zero. Quindi non c'è grandissimo margine per discutere. Si inserisce dietro Oberhofer che è in testa dopo la prima serie, sta arrivando Dunkley con il miglior tempo però di percorrenza del primo giro, poca roba rispetto a Oberhofer, un secondo. Sì, finora nessuno ha spostato gli equilibri sugli sci, ecco, fa un po' di margine a metà della prima tornata, ma trattasi di 3 secondi. Non è partita Pisareva. Reduce da una brutta crisi ipoglicemica, Ruppolding. Un'immagine che veramente
poteva ricordare solo Jürgen Brink, giusto? Marco Morgan, nello sci di fondo Jürgen Brink, sì, sicuramente Brink. Mondiali, Morgenstern, giusto? Mondiali di Val di Fiemme, io dico sempre Predazzo, poi si offendono, allora diciamo Val di Fiemme, sì, che poi chiaramente la pista di sci di fondo non è a Predazzo. Nel biathlon sì, Marco Morgenstern, e anche recidivo, tra l'altro. È vero, incredibile quella dei mondiali del 2001, no? Sì, con Frank Ulrich disperato, che guardava gli assistenti e diceva, l'avevo detto io che non doveva gareggiare lui, però... Tanto qua siamo su Teja Gregorin, che insomma ha saltato qualche gara in questo inizio di gennaio. Sì, stanno facendo fatica un po' come tutta la squadra slovena, che finora ha raccolto briciole, tappa di casa compresa. Però l'episodio secondo me famoso è proprio quello della staffetta, proprio di quei mondiali, è stato incredibile il fatto che andasse in crisi, Østgaard è riuscito a andarlo a prendere e a vincere, credo che ci siano ancora le prese in giro, sì, per i poveri svedesi. 2003 se non erro, no? Sì, me lo ricordo, ero lì, li ho commentati sul posto. Qui arriva una delle atlete del futuro, una giovane francese di talento che sta però cercando di capire come gestire il suo potenziale all'interno della gara, e questo è interessante in ottica di una crescita con gli anni che verranno. C'è anche Jim al poligono, è partita intanto la leader di specialità Franziska Hildebrand, mentre sta arrivando Dorothea Vire al chilometro e 100, verificheremo adesso il suo margine di distacco rispetto a Eckhoff, che è ancora davanti anche a Gössner. È seconda però, ha un solo secondo di ritardo da Eckhoff. Sì, è partita forte, quindi una Vire diametralmente opposta rispetto a quella vista nella passata stagione, perché fece molta fatica nella sprint di casa. Ha dichiarato di comunque arrivare nelle migliori condizioni dopo un paio di malanni in stagione. Tanto parte bene anche Brezaz. Sì, non rapidissima nel rilascio colpi, ma ripeto, questa ragazza sta cercando di capire come gestire le situazioni difficili. Vali Semerenko, le sessioni di tiro a terra, un rebus per ora irrisolto, vediamo se oggi le cose andranno meglio. Sta arrivando con un tempo clamoroso, ecco, fa il poligono a 8 secondi e mezzo di vantaggio su Dunkley. Sì, ha allungato nella fase finale del giro, perché fino al chilometro e 4 erano più o meno tutte sulla stessa linea. Vediamo dove va a collocarsi anche Vali Semerenko, ma apre male, d'altronde è una coperta per alcune un po' meno corta, però comunque il biathlon è così. Quindi facciamo 91 gare senza zero con oggi. Per fortuna non ha il problema della barba come Martin Fourcade. Sì, ha vinto anche qualcosina in meno. No, certo. Tanto ancora un secondo di ritardo per Dorothea Wierer dietro a Eckhoff al chilometro 4. Calma Dorothea, perché visto cosa è successo al poligono per Eckhoff, lei normalmente rallenta nella parte finale del giro. Sì, chiaro. Ma c'è da leggere con attenzione il tempo di McRaenen, che dopo un chilometro 100 perde 6 secondi da Eckhoff e 5 secondi da Wierer. Tanto Gössner è andata forte nella parte finale della tornata. È allo stesso tempo di Eckhoff, mamma mia. Poi non dimentichiamo che la Germania qui ha una tradizione incredibile. L'apoteosi fu la Mastar dei mondiali, te la ricordi? Sì, l'ultimo sì. Giro quasi imparata, in realtà c'erano tre tedesche che lottavano per l'oro, ma riuscirono a monopolizzare il podio, i nomi di un certo peso, sì, no, Enkel, idole, Beck, Wilhelm, quelle che hanno rivoluzionato, soprattutto tolta Wilhelm, il modo di affrontare il poligono, perché sono state loro due, Enkel e Glagov. Sì, direi più Martina Glagov quando sì. Arrivò in Coppa del Mondo. Però mi ricordo, tanto altro errore di Gössner, mi ricordo a un certo punto proprio Enkel ebbe dei tempi di rilascio diversi, insomma cambiò un po' sì. Come approccio. Beh, cercò di adattarsi, poi lei è cresciuta con Martina Glagov da sposata Beck, storiche compagne di camera, un legame che è andato avanti anche dopo la carriera agonistica, e da lì ha preso esempio, non c'è dubbio. Sta per arrivare Dorothea Wierer, mancano circa un minuto e mezzo, mentre Hildebrand stacca al terzo tempo al chilometro 100 a 3 secondi di ritardo da Eckhoff. No, due errori di Hauser non te li aspetti, perché questa è una delle ragazze più precise del circuito. È vero che anche a Ruppolding ha fatto un po' fatica e qui si conferma in difficoltà. Partita Doren a questo punto è l'alternativa per la lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo a Sukalova, ovviamente anche Hildebrand è in corsa, bisogna vedere quello che succede dopo Anterselva con le tappe nordamericane. Ma guarda, tutto dipende da Sukalova, se continua a sparare con il 95%, ripeto 95, non si batte. Pedrushina è al secondo poligono e si presenta con lo zero della prima serie. Eh sì, tra l'altro l'Ucraina non vince qui da tempo immemore, per cui oggi Pedrushina prova a giocarsi qualcosa di importante. Hildebrand tiene il passo di Eckhoff e di Wierer, è terza dopo il chilometro 4. Oh, l'errore in piedi è una sorpresa. C'è anche Birkeland.
tempo. Ciuffarova ha un buon tempo entrando al poligono, ha soltanto 7 secondi da Ekhov, quindi uno dei migliori tempi, soprattutto perché le altre due hanno sbagliato. Ha aperto male Birkeland. Chi sta andando forte nel secondo giro è Gvisdun, che ha scavalcato Oberhofer, poi alla fine sono molto vicine. Oberhofer che si appresta ad affrontare una sessione di tiro importante, forse la più importante della stagione. Eccola qui. Ci sono le due italiane al poligono. Dorotea al miglior tempo, considerato che Ekhov e Gvisdun hanno sbagliato al primo poligono. Scarica il colpo. Passa adesso Virer. Pazzesca Dorotea, ma attenzione a Oberhofer! No, lo sbaglia l'ultimo, c'era stato quel secondo in più proprio per colpirlo. Sì. Il tempo è buono, non si incroceranno nell'ultimo giro, Virer e Oberhofer, e tutto questo potrebbe svantaggiare Virer, che avrebbe avuto una schiena importante. Però il tempo di Dorotea è molto interessante. Anche se c'è una Pociuffarova scatenata, sì. Comunque Dorotea ha 8 secondi, 8 di vantaggio sulla russa, che a sua volta ha margine su Oberhofer. Sì, soprattutto Dorotea rischia di avere due errori di vantaggio su Oberhofer e su Pidrushin al termine della tornata. Visto che è andata forte nel secondo giro, ha sbagliato, quindi si chiama fuori dalla lotta per il podio. Beh, c'è spazio per i pettorali alti a questo punto. Eh sì, perché tante hanno sbagliato di quelle attese. Ovviamente aspettiamo l'arrivo di Franziska Hildebrand oltre a il primo poligono di McGrane, che però non ha una bella situazione come tempo. Sì, 13 secondi di distacco da Ekhov e una decina di secondi di distacco rispetto a Virer. Tra l'altro, a proposito di Oberhofer, oggi Fisi TV pubblica un video proprio dedicato al racconto del biathlon per Karin Oberhofer. Vedi, il problema di questa McKerenen è che non può essere competitiva al cospetto delle altre, perché se il suo passo sugli sci, diciamo che è in linea, anche se oggi più lento rispetto a Virer, lei non ha chance. Poi al poligono perde 10 secondi da Virer su ogni sessione di tiro. Se poi sbaglia è finito il gioco. A me ha colpito molto, adesso seguiamo il poligono di Hildebrand, poi magari raccontiamo l'episodio. Hanno fatto un video quelli di Biathlon World, che sono poi l'Ibu in sostanza, nel giorno del suo compleanno settimana scorsa, e faceva un po' tenerezza vedere che diceva ma insomma vedo che ce ne sono tanti giovani che stanno salendo e mi fa quasi strano essere ancora in Coppa del Mondo. Era un po' strano vedere McKerenen così. Beh, questo poligono interessante, quello di Hildebrand più che quello di Dunkley. Avendo già sbagliato l'americana. Ma ricordiamo che Hildebrand non ha mai sbagliato in una sprint in questa stagione. Ci va cauta, eh. Adesso accelera, ha trovato ritmo e parte con lo zero. È già oltre il tempo di Virer e deve ancora arrivare alla fotocellula, per cui facciamo anche 15 secondi abbondanti di distacco per Hildebrand rispetto a Virer. Pociuffarova all'inizio del secondo giro guadagna su Oberhofer. E subito dopo passerà Virer, che è partita, credo, 30 secondi dopo Pociuffarova. Infatti passa praticamente adesso, vediamo un po'. Becon sbaglia, Becon è una che ha vinto ad Anterselva in tempi abbastanza recenti. Virer perde qualche decimo, diciamo un secondo, da Pociuffarova al passaggio dei 3-6. Comunque Pociuffarova è un atleta molto interessante. Qui c'è il problema della quota, Massimiliano, se vediamo anche tutti questi errori, c'è anche il vento, ma è soprattutto la quota. Però vedi, i norvegesi ad esempio si sono sempre adattati in maniera egregia a queste condizioni, pur arrivando da un contesto completamente diverso. Perché? Perché loro sono abituati a fare tantissimi ritiri in quota, esatto, più delle altre nazioni. Che sono pericolosi, tra virgolette, però quando uno riesce a gestirli, intanto errore pesante, sì, di Bresaz. Sì, la chiave è quella di saper di gestire, non c'è dubbio. Di non andare in overtraining o comunque di non subire gli effetti dell'allenamento in quota, soprattutto. Dopo due poligoni c'è solo un atleta con lo zero ed è un'ucraina, Jima. Infatti rimane un'ucraina perché sbaglia, sì. Va di Semerenko. Che forse butta via il podio. In ogni caso il tempo di Oberhofer è buono, se le altre sbagliano potrebbe anche sognare. Non dico di vincere la gara, ma di provare a salire sul podio con un po' di fortuna. Andiamo Ekhov.
Dekov, che come San Filippo ha uno psicologo dello sport che la sta aiutando, però i problemi continuano a esserci. Sì, in questo caso ce n'è tanto bisogno. Talento non è in discussione, ma la gestione della gara e di altri aspetti è sempre problematica. Dekov poteva essere una papabile per il successo, finirà nelle retrovie con tre bersagli mancati. Charvatova, che ha avuto un andamento stranissimo nella staffetta, che ha riportato su a un certo punto proprio grazie a lei, ma poi dopo ha sbagliato in piedi. Pensa che Charvatova, insieme a Dekov, è l'unica del primo gruppo, quindi delle prime 28 a partire, che non ha mai trovato uno zero in Coppa del Mondo. Però Dekov 90 e più gare, Charvatova poche presenze. Ecco, anche Doren paga qualcosa sugli sci, sta arrivando adesso al poligono, chiaramente è una delle più interessanti insieme a Sukalova, alle cieche direi. Vitkova paga 6 secondi al passaggio del chilometro 100, a breve avremo anche... No, è già passata Sukalova, sì, vediamo più o meno stesso tempo. Vitkova sostanzialmente. Me le aspettavo più veloci le cieche, però è chiaro che sono passati pochi minuti rispetto alla partenza delle altre big come Virer. Intanto Hildebrand guadagna nei confronti di Virer circa 5 secondi. E per Doren gara in salita, però qua e là l'errorino ce lo mette sempre. Gosler nel secondo giro è andata veramente forte, però a quei due errori pesanti sul fardello facciamo tre. Penso che lei psicologicamente anche abbia vissuto male la situazione della staffetta, chiaramente. Prestazione molto negativa, c'è poco da fare. Aver perso Ricco Gross come tecnico del tiro per lei è stato un problema, su questo non ci sono dubbi. Raramente l'abbiamo vista performante al poligono in questa stagione. Stiamo aspettando al secondo poligono, prima Pociufarova, che la vedete laggiù in fondo, mentre Pidrushina sta tagliando direttamente verso il rettilineo finale, e poi chiaramente arriverà anche Dorotea Virer nei pressi dell'ultimo poligono. Sì, e credo che possa essere uno dei momenti chiave della gara, perché Pociufarova e Virer con lo zero possono puntare in alto, e in alto vuol dire pensare anche di vincerla questa gara. Aimoni è terzo tempo al chilometro 100, l'ex fondista ha 1,6 di ritardo da Dekov. Tanto registriamo il tempo di Pridrushina, che sicuramente sarà da prime 10, credo. Tempo spaventoso. Attenzione all'esecuzione di questo atleta in piedi, perché ci sono tanti punti in comune con Dorotea Virer. Virer che ha un margine di soli 5 secondi su Pociufarova. Trova lo zero, questo è podio probabilmente. Sì, questo è un grandissimo talento, attorno a lei verrà ricostruita la squadra russa quando capiranno che gli over 30 o giù di lì dovrebbero occuparsi di altro. Virer. Apre male però Virer, quindi Pociufarova sicuramente a margine. Adesso sì. Deve... Però attenzione Dario, con un errore la Virer di oggi può pensare di portare a casa anche il podio. Vediamo. Aimonier sta andando forte, guadagna ancora. Vedi, la capacità dello staff tecnico francese nel trasformare una fondista in una biatleta credo che non abbia uguali. Ecco, solo Wolfgang Pickler può dire io ho fatto di meglio. Eh sì. Intanto ci sono alcuni dati che sono un po' strani mentre arriva al secondo posto Oberhofer. Sì, però attenzione, Oberhofer nell'ultimo giro ha preso una discreta paga da Pidrushina, eh? Soprattutto nella seconda parte del giro. Direi che ha perso oltre 10 secondi, era davanti e ha chiuso con quasi 9 di distacco. 8 e 6, esattamente, c'è Elisa Vittozzi al primo poligono. Adesso vediamo Virer staccata di 14 secondi da Pociufarova. Insomma, le altre che hanno mancato un bersaglio hanno 30 secondi di distacco rispetto a Virer. Non so se mi spiego, questa è la miglior Virer di sempre sugli sci. Ci teneva a dare il massimo in questo contesto e è andata forse sopra le righe, però da qui può imparare tanto, a mio modo di vedere. Ma poi comunque è già il miglior risultato, credo, della carriera ad Anterselva, al di là dell'errore. Quello è molto probabile. Tanto seguiamo Sukalova, che si presenta a questo poligono con un 95% complessivo, che non ha eguali nella storia. E ha un decimo posto ottenuto ad Anterselva, teoricamente non gradirebbe il contesto, però in questa stagione è veramente in palla. Che devi fare? Non sbaglia mai. Olsbu è la più veloce al chilometro 100. Allora vedi che in qualche modo si velocizza sto tracciato, ma è chiaro perché con questo sole tutta la parte esposta diventa decisamente più scorrevole, c'è poco da fare. McRennen,
anche con un errore sarebbe stata dietro a Weaver e non di poco. Sprofonda in classifica. Questa secondo me è una delle peggiori gare in assoluto di McRaenen di sempre. Non guardiamo gli errori al poligono, guardiamo la prestazione complessiva, partendo dagli sci. E Hildebrand, anche non sbagliando, rischia di dover lottare poi nell'ultimo giro con Weaver, ma qui paga, sbaglia. E questo è un momento importante, il primo errore di Hildebrand in una sprint stagionale. E ne arriva, però è corretta la situazione, sì, ne arriva un altro sì, di errore. Sì, doppio errore, mentre c'è Vítková senza errori, quindi attenzione alle cieche, su Kaula e Vítková che possono ancora lottare per la vittoria. Certo che Podciufarova ha disputato una gara superlativa, adesso seguiremo nell'ultimo giro, sia lei che Weaver. Sta guadagnando su Weaver all'inizio del terzo giro. Sono un secondo e mezzo guadagnati. Beh, Gosner però è impressionante, con tre errori, due in più di Pidrushina, ha solamente 20 secondi di ritardo. Si parla di una gestione della gara scriteriata, perché non può andare così, ecco. Maimonie entra con il miglior tempo al poligono. Seguiamola, è chiaro, questa è una fondista, pratica il biathlon da poco, quindi tempi di rilascio colpi non sono rapidissimi, però se trova la precisione è pericolosa, niente da fare. Tra l'altro una vittoria russa in una sprint, sai che fatico a ricordarla, viene in mente Zaitseva Novemiesto, ma 4 anni fa, giù di lì. Ricordiamo Massimiliano che tra Podciufarova e Sukalova ci sono meno di un secondo e mezzo dopo la prima serie. Podciufarova nei confronti di Pidrushina però perde, adesso comincia a perdere Podciufarova. Pidrushina è andata veramente forte, ma perde pesantemente la russa. Ma nella seconda parte del giro Pidrushina si è inventato qualcosa di incredibile, perché anche Oberhofer ha preso la paga. Oberhofer, quando sta bene nell'ultimo giro, è molto competitiva, insomma tutti ricorderanno come si è conclusa la mass start degli ultimi mondiali. L'avversaria di Oberhofer in quel contesto si chiamava Daria Domracheva, una delle più grandi di tutti i tempi, non l'ultima arrivata. Ha beccato in 700 metri 7 secondi. Adesso vediamo Weaver. Attenzione, quello è il tratto in salita però. Weaver guadagna 2 secondi e mezzo scarsi su Podciufarova al secondo tempo. Sì, praticamente 6 km 400 metri. Ci sarà ancora un piccolo tratto in salita e poi la lunga discesa che porterà allo stadio del biathlon di Anterselva. Podciufarova guadagna nel secondo giro su Podciufarova qualcosa come 2 secondi e mezzo. C'è un inserimento interessante in quinta posizione. Gosner, cosa sta facendo? Pidrushina è andata forte, Gosner. Ma questo, come dicevamo in sede di presentazione, è un contesto di gara che ti può consentire nell'ultimo giro di recuperare veramente tanto. Mamma mia. No, però fatecela vedere, eccola qua, perché veramente sta facendo qualcosa di pazzesco. Sì, però Dario, attenzione, stavo dicendo, Jurlova con lo 0 è quinta dopo il primo poligono, Oynish con lo 0 è nona, pettorale 40 e 41 rispettivamente. Gosler può andare alle spalle di Oberhofer con 2 errori in più. Pazzesca parte finale di Gosner. Tanto la Holzburg, abbiamo citato in precedenza, ha perso qualcosa nell'avvicinamento al poligono, ma si presenterà la prima sessione di tiro con un tempo in linea con Weaver. Doren è già dietro a Podciufarova e di conseguenza anche a Weaver. Ma soprattutto a parità di errori è dietro a Weaver. E poi ne commette anche uno in più. Gara difficile per l'avversario di Sukalova per la generale, molto difficile. Molto. Podciufarova perde meno adesso nell'ultimo tratto, ha ancora margine e soprattutto fa paura per l'1-2, sprint in seguimento perché ha 34 secondi su Pidrushina. Sì, è una che tende a sbagliare poco. Attenzione perché il tempo di Holzbu è molto interessante. Lei di norma tende a sbagliare di più a terra rispetto alle sessioni di tiro in piedi, quindi Marte Holzbu è in lotta per forse ottenere il miglior risultato della carriera. Weaver ha 10 secondi di ritardo all'ultimo rilevamento prima di entrare nell'arena. Quanto aveva Podciufarova rispetto a Pidrushina? Dice al secondo poligono? Sì, dopo due poligoni, 44 secondi o 45, ok, perfetto. Vediamo quanti ne rimangono. Podciufarova tiratissima, ma ha dato tanto soprattutto nel secondo giro e nella parte iniziale del terzo. Poi è calata.
ha perso rispetto a Pidruscina 18 secondi, 17. Nell'ultimo tratto ha perso 7 secondi da Pidruscina. E guarda, se Viver ne ha, non va così lontana da Pociufarova. Aspettiamo, non ce la inquadrano, qui sono su Hildebrand, su Becon, ma dovrebbero andare su Dorothea Virer ormai, c'è anche Virolainen al primo poligono. Sì, però con un distacco enorme, poi parleremo delle polemiche che ci sono state in Russia, perché Virolainen non doveva essere qui. Poi c'è stato un intervento supremo dall'alto e in automatico Virolainen è stata convocata. Virer non va lontana da Pociufarova, ha recuperato tanto. Sì, ha recuperato, siamo a 8 secondi, in posizione da podio. Ovviamente aspettiamo le altre perché fa paura soprattutto su Kalova. Viver oggi rischia di far segnare uno dei migliori tempi sugli sci, forse meglio Gosner a occhio, ma non è che Viver abbia fatto così peggio, Anche Heinisch, l'abbiamo già detto, che sta facendo molto bene, al settimo tempo ai 3-6. Sì, Petrovale 40 e 41 sono pericolosi, Jurlova e Heinisch. Questa, se trova un po' di continuità al tiro, è pericolosa perché è la più talentuosa tra le polacche, solo che finora ha sbagliato troppo. Sta arrivando al secondo poligono su Kalova, a breve ci sarà anche Vittozzi, che però è partita un minuto prima rispetto a lei. Su Kalova ha un tempo interessante, perché rispetto a Viver paga 7 secondi giù di lì, 7 puliti, vediamo. Vittozzi che non ha sbagliato nella prima serie. Con lo zero può essere in linea con Pociufarova. Pociufarova di norma è più veloce rispetto a Sukalova nel coprire i bersagli. Sì, si muove molto, ma riesce comunque ad allineare. Sì, è incredibile. È fantastica. È un modo di insegnare il tiro che non esiste, cioè non può essere presa lei come riferimento, non c'è dubbio. Poi guarda che roba. Sbaglia l'ultimo, questo è pesante, sì. È pesante perché poteva essere decisivo, non dico per la Coppa del Mondo, ma darle tanti punti. E io rimarrei al poligono perché c'è Vítková che viaggiava con più o meno lo stesso tempo. Sta transitando adesso al fotocellula, credo Vítková, vediamo un po' il distacco. Ha perso tanto. Ma tantissimo però. Sì, secondo giro molto deludente di Vítková, non da lei. Direi che comunque il weekend è partito abbastanza bene per Dorothea Virer, però attenzione perché Pociufarova veramente ha delle capacità al tiro fenomenali. Ma guarda, se vogliamo sono due atlete molto simili come caratteristiche. Vítková di norma in piedi sbaglia poco, però il tempo è alto. Oggi secondo me butta via un'opportunità di portare a casa un risultato di prestigio. Con lo zero sarà vicino a Sukalova, che di norma non ha ultime tornate incredibili. Comunque le cieche ci sono, Comunque Jurlova mi pare che faccia fatica nel secondo giro, non la vedo tra le migliori, paga 27 secondi. Ma quella pericolosa è Marte Olsbu, perché più o meno il tempo di Pociufarova dopo 4 km giù di lì. E di norma spara bene in piedi Olsbu. Tra l'altro questa è una gara molto importante per Dorothea Virer anche nell'ottica dell'inseguimento, visto che ha il terzo posto e c'è l'assenza di Dallmayr in particolar modo. Sì, tanto buona seconda parte di gara di Becond, che qui ha già vinto in passato, terzo posto all'arrivo. Potrebbe giocarsela con Sukalova nell'ultimo giro, perché no? Era davanti Sukalova dopo il secondo poligono, ma per un'incollatura. Non dimentichiamo che Oberhofer è al momento in quinta posizione al traguardo, con l'arrivo adesso di Becon. Viver può sognare, l'unico podio italiano è stato conquistato da Natalie Santer, ma non in una sprint, in un individuale. 93 direi. Tanto Vittozzi è 21esima dopo due poligoni con un errore. Sì, direi forse una delle migliori gare della stagione. Gara però ancora lunga, c'è qualche atleta con pettorale alto interessante. Poi qualcuna che forse non partirà, tipo Fjalková. La Fjalková buona, perché poi sono due le sorelle. Sì, parte con un numero molto alto, l'89. Di norma quando sei in quei gruppi decidi all'ultimo da farsi. La Jurlova ha un tempo interessante. Anche Sukalova perde all'inizio del terzo giro da Pociufarova. Però Pociufarova è stata molto rapida nei primi 800 metri dell'ultimo giro, poi è calata. Grande sessione di tiro di Jurlova, siamo davanti a Sukalova e con margine probabilmente, no? Direi che è la miglior gara da anni per la Russia.
E anche lì, l'ultima russa che vinse qui, cito di nuovo a memoria, secondo me Natalia Guseva, che poi ha cambiato nome diventando Swarovkina. Ma parliamo di, se mi ricordo bene, perché mi spezzai una gamba quei giorni lì, 23 gennaio 2004, dai. Errore pesante per Ojnic, che stava facendo veramente una bella gara. Dorena anche lei sta facendo un ultimo giro importante. Però partiva da lontano, eh. Importante quanto, cioè, ad esempio, rispetto a Sukalova guadagna? Riferimento lo vedo più avanti, però sì, ma penso di sì, perché guadagna su Pociufarova, guadagna su Di Brutto, su Pidrushina. E allora mettiamola così: su Sukalova non si può permettere un calo nell'ultimo giro come quelli avuti nelle precedenti tappe, perché rischia di perdere diverse posizioni. San Filippo ovviamente paga la condizione non ottimale, è al chilometro 4 con 15 secondi di ritardo. Guarda come arriva Doren. È quinta davanti a Oberhofer. Comunque io pensavo che le cieche potessero avere del vantaggio sui materiali. Guardando l'andamento della gara mi verrebbe da pensare che non sia così. Adesso attenzione, perché c'è Osbul, secondo poligono, ed ha un ritardo da Dorothea Wierer di 11 secondi. E ha il tempo di Pociufarova più o meno. 5 secondi in più. L'errore più pesante della carriera di Olsbu, doppio. Cosa ha buttato via? Ha buttato via il podio. A questo punto per Dorothea Wierer dovrebbe essere podio. Dovrebbe essere podio, vedremo l'ultimo giro di Jourdova, che di tanto in tanto qualcosa tira fuori, non è mai stata una specialista delle parti finali di gara. Allora, Jourdova passa adesso ai 5-7, in sostanza rimane con il ritardo da Dorothea Wierer di 8 secondi, ovviamente ha il vantaggio di conoscere il tempo dell'avversaria. Qui siamo ai 6 km e 400 metri con Vítková, che mantiene invariato il distacco da Sukalova. Attenzione, Sukalova è già stata scavalcata da Bekond e da Pidrushina e rischia di andare alle spalle di Vítková. E ancora una volta non arriverà un grande risultato qua ad Anterselva, non arriva al podio, potrebbe migliorare quel decimo posto. Per fortuna le classifiche di Coppa del Mondo non vengono fatte alla fine dell'ultimo poligono, perché Sukalova avrebbe già vinta la Coppa del Mondo. Sì, è vero, ha la tendenza un po' a non brillare nell'ultimo giro. Qui abbiamo una figlia d'arte, Daria Virolainen, la mamma Anfisa Rezzova, niente poco di meno che, riuscì a salire sul podio qui con 3 errori, anche con 4 una volta. Errore di Virolainen. Sì, Dario, con pettorali alti dobbiamo seguire Akimova col 60, che è quindicesima dopo il primo poligono, ma è staccata di 27 secondi. Poi altri inserimenti interessanti non se ne vedono. Ha scelto un pettorale alto, Scardino. E non è stata rapida nel primo giro, però questa non è una novità. Kadurić, buon tempo. Tredicesima dopo il primo poligono con 24 secondi di distacco da Wierer. San Filippo entra al primo poligono con 21 secondi di ritardo. Sì, chiaramente San Filippo, per tutti i motivi che hai spiegato, è lontana dal top della condizione. Vediamo che questa settimana in Ibu Cup gareggiano Alexia Rungeldir e Nicole Gontier. E per me è una scelta discutibile, perché in Coppa del Mondo, quando gareggi in casa, devi schierare il massimo contingente a disposizione. Poi nelle altre tappe fai quello che vuoi, ma in casa, se puoi schierarne 5, ne schieri 5. Se devi fare dei test, li fai più avanti e non è necessario farli in gara. Questa è la mia opinione. Jourdova, vediamo un po', perde da Dorothea Wierer ai 6 km e 4. Jourdova deve difendersi da Bekond, che ha avuto un grande finale. E Sukalova è dietro Bekond e dietro Pidrushina. Non so se possa andare davanti a Doren, però Doren ha mancato un bersaglio in più. Però diciamo che questa per lei non è una tappa favorevole sulla carta, proprio per quello che abbiamo già detto, e per cui alla fine si può accontentare. Intanto Vittozzi al traguardo è 19esima. Sì, direi la miglior gara della stagione, no? Non batte Doren, forse non batte neanche Oberhofer. Che crollo di Sukalova, ma non è la prima volta. Paga la quota sicuramente, eh. Beh, questa potrebbe essere anche la gara peggiore della stagione per lei. Sì, la scarta questa sicuro.
perché comunque è settima e la seconda gara che scarta è settima. Se Vítkova finisce forte ne vado avanti, non mi sembra grande spinta, vediamo. No, dovrebbe essere dietro. No, sta andando. Siamo lì, Dario. Sta andando comunque, ma è dietro, credo. Davanti per due decimi. Due decimi davanti alla compagna, che adesso la scarta di sicuro, perché il peggior risultato della stagione era un ottavo posto. Anche Vítkova non ha avuto un ultimo giro eccezionale, questo va detto. Tanto è arrivata Inz con 5 errori. Oggi tedesca in grandissima difficoltà. La Germania ha vinto 10 sprint su queste nevi, non sono poche. Credo che oggi ci sia a rischio di non averne nessuna tra le migliori 10, o sbaglio? C'è Gosdar che è nona. Non so se ci rimarrà. Sì, Gosdar impressionante sugli sci, ma l'avevi fatto notare. San Filippo ha commesso due errori nella prima serie, peccato davvero che non abbia potuto arrivare qua nelle migliori condizioni. Sì, ha brutta forma influenzale, anche qualche fastidio alle orecchie, si parlava di una leggera forma di otite. No, è passato quello. Sì, quello il problema è proprio insomma, la classica forma di influenza. E qui siamo su Potsciufarova, che riporta la Russia a vincere una gara di Coppa del Mondo. In tempi recenti la gara di Coppa del Mondo, che valeva anche per i mondiali, la vinse Jourova, ma era una 15 km. La vittoria nella sprint manca da tanto tempo. Ti direi Zaitseva 2012 Novemiesto, ma se guardiamo Anterselva torniamo indietro di 12 anni. Sì, no, direi che vale la pena tornare sul fatto che comunque arriva il quinto podio in stagione per Dorothea Wierer e i podi cominciano ad essere veramente tanti. Sì, soprattutto arriva con un errore al poligono, e questo è il dato su cui bisogna riflettere. Questa è una gara in controtendenza con quelle che abbiamo visto finora, perché abbiamo sul podio due atlete che hanno sbagliato, a meno che Becon non riesca a stampare, che Jourova riesca a stampare Becon, e ce la fa forse? Sì, ce la fa. Ecco, e quindi abbiamo allora anche in questo caso 2-0 su 3 sul podio. Insomma, Wierer e Pietruschina sono le uniche che in stagione, sbagliando, hanno conquistato il podio in una sprint. Non c'è riuscita McKerenen. E arriva il peggior risultato della stagione di Sukalova, perché è nona. Eh sì, mentre Gosdar è decima, può darsi che qualcun'altra vada davanti e rischieremmo di avere zero tedesche tra le top ten. Ricordiamo che Dorothea Wierer è nata proprio non ad Anterselva di sopra, dove c'è l'arena del biathlon, ma a Rasun, quindi in sostanza all'inizio della valle, ma conosce benissimo, soprattutto questa è la sua pista, dove è cresciuta. Ha fatto anche, mi raccontava, poi lo metteremo su Neve Italia il video, ha fatto da apripista nel Mondiale 2007 e ricorda quella esperienza come super emozionante. Una buona Ojnisch da dodicesimo posto. Ma le polacche comunque stanno avendo una buona stagione. Ojnisch, Guzik, Wisdon sono tutte tra le migliori 30 della generale con margine. Tempo interessante di Lynn Persson, una delle tante giovani svedesi che vediamo in Coppa del Mondo. Qui siamo già al ricambio generazionale, però queste ragazze andranno aspettate per diverso tempo. Forse la migliore Magnusson, ma tutto da vedere. Comunque devo dire che dopo l'esperienza della passata stagione da parte... Vediamo il poligono. Bella serie. Beh, dicevo, tempo interessante, eh. Sì, sì. Con 2-0 potrebbe anche puntare un piazzamento a ridosso delle migliori 10, perché no? Dicevo, dopo l'esperienza dello scorso anno, che è stata sicuramente negativa per la Wierer, per come è arrivata la gara, con le troppe interviste, invece quest'anno si è sicuramente gestita al meglio da questo punto di vista, perché ci teneva veramente a fare bene e soprattutto perché stava meglio rispetto ad altre tappe, ed è importante per la gara in seguimento chiaramente di sabato. Sì, la posizione di partenza è eccezionale. Ripeto, davanti a lei c'è un suo clone, Olga Potsciufarova, che ha caratteristiche speculari a quelle di Wierer. Prima vittoria in carriera per Potsciufarova, ricordiamolo. Sì. I podi quanti potranno essere? Un paio? Due, sì, a inizio stagione e poi adesso. Sì, l'altro podio è arrivato in una partenza in linea, interpretata anche in maniera piuttosto brillante.
Eccola qua inquadrata. Però vedi, alla lunga la linea giovane paga. Io fossi nei selezionatori russi darei più spazio a tante ragazze che magari gareggiano in Ibuka Cup e che potrebbero col tempo trovare il feeling con la Coppa del Mondo. Qui siamo su Akimova. Anche se si parla del ritorno di Slepcova in Nord America in Coppa del Mondo. Vedremo, si è difesa in Ibuka Cup, poi chiaramente il livello di Ibuka Cup non è eccezionale. Slepcova comunque prossima trentenne, quindi non proprio di primo pelo. Due errori di Akimo, ma intanto questo lo devo leggere perché è troppo divertente, anche perché c'è una storia sulla citazione. Chiara Zucconi, l'hashtag, no, al nostro account di Twitter mio di Massimiliano dice: allora, le donne del biathlon sono forti, ma anche Pupo e Ambesi non sono male, sono come una poltrona per due a Natale, perché ogni anno a Natale mettono in programmazione, credo su Mediaset, sempre questo film. Sempre. Bene. Funziona, sempre. Perché tu non lo guardi? No, fa ascolti pazzeschi. E se lo sai, lo guardi. Fa ascolti pazzeschi. Vabbè, è un film di culto. Eddie Murphy, l'altro non mi ricordo il nome, ma anche lui è un altro attore troppo divertente. E Dan Aykroyd. Bravo, no? Bravo. Nadeja Skardino, un errore di troppo a terra. Skardino in coabitazione con Sukalova, la più precisa del circuito, col 95%. Se prende questi due, restano in assoluta parità. Lei tra l'altro ha il problema di aver dovuto cambiare gestione del poligono per il problema all'occhio. Sì, esatto. Dopo oggi la più precisa sarà Sokalova, visto che Skardino ha mancato due bersagli, fatto abbastanza raro per lei. In prospettiva in seguimento Vivera la posizione migliore di sempre, perché sì, ok, Pociufarova è un'avversaria temibile, poi le altre big sono decisamente staccate. Doren deve recuperare su Vivera quanto? 24-25 secondi? Non sono pochi. Per Sukalova siamo in zona 30 secondi. Dipende chiaramente cosa succede nei primi due poligoni con la russa e Vierer. Sì, le tedesche che sono buone cacciatrici partono da lontano. Gosler non la considero granché, ma Hildebrand rispetto a Vierer deve recuperare quasi un minuto. Hildebrand 18esima. Comunque aspettiamoci anche qualcosa, ovviamente non di questo livello, poi magari chissà, anche in campo maschile, perché Vindisch la sta preparando da un po' questa gara, e anche Hopper sta trovando migliore condizione. Vedi, adesso mi attiverò le antipatie di un po' di gente. Secondo me la gara odierna di Vierer è la sua migliore di sempre. È vero che ne ha vinte due in questa stagione, tanto di cappello. Oggi ha fatto qualcosa di più, perché sugli sci in poche sono riuscito a tenere un passo superiore a quello di Dorotea, che come range time è il momento da cui tu entri al poligono fino a quando tu esci. Come range time Dorotea è la migliore, quindi forte sugli sci, ottima come range time, è mancato un bersaglio, però ripeto, te la prendi più volentieri così che con lo zero sempre, ma con un passo sugli sci meno importante. Sì, tanto la gara è proprio finita per le posizioni migliori, perché non avevo visto, ma Fialkova non è partita. Ed era prevedibile. Per dare un esempio di quanto sto spiegando, Vivere ha trovato lo zero in stagione in una sprint, nell'ultima, sì, però, disputata, esatto. Ed è arrivata sesta con distacco. È chiaro che lei qui è scesa in pista per dare veramente il massimo e per giocarsi il tutto per tutto, però la strategia ha pagato. Chissà che da oggi non possa cambiare il modo di interpretare le gare, perché magari ti rendi conto di poter tenere un passo superiore sugli sci rispetto a quanto hai fatto in precedenza. Comunque nell'economia del biathlon, anche in funzione dei campionati del mondo, dove peraltro la prenda sta andando alla grande, ma il fatto che Pociufarova abbia vinto una gara, io non dico che possono arrivare in questo weekend altri tifosi dalla Russia, però magari qualche vips potrebbe anche succedere, perché ripeto, vogliono salire sul carro, qualche furbo sicuramente la penserà in questo modo in Russia. Sì, ripeto, Pociufarova è inamovibile. Jurlova ha fatto male inizio stagione, alla fine hanno vinto i tecnici continuando a schierarla. Poi, secondo me,
è il tempo di dare spazio a quelle giovani che a livello di mondiali junior hanno ottenuto risultati pesanti. Non vinceranno subito in Coppa del Mondo, però da qui al 2018 puoi costruire qualcosa. Cioè, non puoi pensare di andare avanti sempre con Shumilova, per esempio, atleta che si è tolta soddisfazioni, però ha dimostrato di essere una seconda linea. Sei la Russia, cioè, non so se mi spiego, il paese con il maggior numero di praticanti in questa disciplina. Dato purtroppo sono in tutto 5 errori per San Filippo. A questo punto bisognerà vedere se si qualificherà per l'inseguimento, molto difficile. Ma in ogni caso non le conviene farlo. Ma guarda, con pettorali alti bisogna seguire Chevalier e poi Colin Vincent, che Nibukap ha fatto vedere di essere forse anche la migliore. Di norma poche possibilità in Coppa del Mondo, ma spesso e volentieri non le ha sprecate. Dorothea Wierer, ottavo tempo sugli sci. Ma scherzi. Con 30 secondi di ritardo da un incredibile Gosner. Ma vuol dire che è andata con un treno, Wierer. Su Doren, che differenza c'è? Adesso te lo dico, ma sto vedendo l'ultimo giro dove veramente Gosner ha spazzato via tutte quante. Doren e Gasparin sono state vicine, anche Pidruscina. Andiamo a vedere Doren. È poco, soltanto 12 secondi. E ribadisco, io mi prendo tutta la vita questa Wierer piuttosto che quella dello 0-0. Perché magari quella che ti fa 0-0 va a 35 secondi più lenta sugli sci. L'Imperson, attenzione alla giovane svedese, perché c'è in ballo un piazzamento tra le prime 15. Dai! Io ho detto 15, però se ne ha nell'ultimo giro anche qualcosa meglio. Questo è uno zero pesante. Quanti ne abbiamo di zero? Andiamo a vedere. Ah, pochi. Tra l'altro sono molto contento, io devo dire, lo prendiamo in giro a volte, però non è indiscutibile. Pickler è veramente stato incredibile quello che ha fatto in pochissimo tempo tornando in Svezia dopo essere stato in Russia. Però guarda la carta d'identità delle atlete che gareggiano. Lui ha deciso di dare spazio alle giovani, qualcuna anche non ancora pronta per la Coppa del Mondo, però ci sta se non hai alternative. Guarda, la media di zero nelle sprint di Anterselva è di 9 ogni 100 atlete, più o meno. Lo scorso anno infatti ci sono stati 9-0 in campo femminile, oggi credo che si sia più o meno in linea, o sbaglio? Vediamo, dai, allora, abbiamo Pociufarova, esatto, Jurlova. Poi c'è Vítková, che spreco lo zero di Vítková, ottava. Djima, Persson. E poi direi Högberg, vedo anche Kaduriš, Aita Gasparin. Allora ci avviciniamo a quei 9. Media quasi rispettata, direi. Beh, anche Markkanen e Hoffman. Però sono staccatissime. E c'è anche la Suzuki, che però ha un tempo altissimo. Ci prova anche Orkler. Anche dalla nostra Oberhofer. Cambia nulla per le posizioni di vertice, Pociufarova, Wierer, Jurlova, questo è il podio di Anterselva, un podio bellissimo dove trova posto per la seconda volta della storia un atleta azzurra e sono passati ormai 23 anni da quel primo podio ottenuto da un atleta azzurra, parliamo naturalmente di donne, perché poi ad Anterselva ci sono state anche delle vittorie. Ricordo Luda Sofer nel 2014 vinse la gara sprint e quello è stato tra l'altro l'ultimo podio maschile in Coppa del Mondo. Insomma, ci sono una serie di ricorrenze che continuano qui ad Anterselva. La bielorussa Scardino chiude in 27esima posizione, 1,19 di ritardo nei confronti di Pociufarova, e noi continuiamo a celebrare il grande risultato di Dorovire. Qui aveva detto alla vigilia della gara: spero, mi sento di poter far meglio degli altri anni. Certo, poi mi dicono la gara di casa è più facile. No, non è più facile, è la più difficile in assoluto, perché qui praticamente io ci sono nata, ci sono cresciuta, mi conoscono tutti si aspettano cose da me e i giornalisti vogliono le interviste, quindi abbiamo mille distrazioni.
per dirne una, la stessa Federazione Internazionale di Biathlon, la IBU, presenta in questi giorni un video con Doro Wierer che con una telecamera sulla fronte praticamente fa il giro, presenta il giro da 2,5 km di Anterselva, per cui è atleta richiesta molto ma molto. Va a prendere una vittoria che mancava da un po' in casa Russia. Sì, meno di un anno in assoluto, l'abbiamo detto, Jurlova ha vinto la 15 km dei campionati mondiali, però se parliamo di sprint, mi pare Zaitseva 9 Miesto 2012, se parliamo di Anterselva e sprint di Anterselva, direi addirittura Natalia Guseva, poi Sorokina nel 2004, una vita fa. Tanto l'Imperson nell'ultimo giro sta lottando alla grande, undicesima ex aequo con Oynish, se ne ha potrebbe fare anche un pensierino, direi a quel piazzamento, fare meglio difficile. Tanto se non vado errato, ma adesso chiedo conferma a Massimiliano, ovviamente c'è la differenza che ne ha raccolti diversi con la staffetta, ma Dorothea Wierer arriva a 15 podi in carriera. E quindi vorresti scomodare Natalie Sante? No, non la voglio scomodare, però quindi ha fatti 15 anche lei, ovviamente da sola, con una vittoria in più, ripeto, non ha mai potuto avere una squadra competitiva. Sì, intanto chiude Federica Sanfilippo in difficoltà per via dei problemi fisici, stoica a decidere di gareggiare perché veramente c'era la possibilità che rinunciasse. Adesso potrà recuperare in vista della staffetta di domenica, forse la gara più importante in assoluto per l'Italia, in quanto tante squadre di vertice potrebbero snobbare l'evento, sai, vincere una staffetta in casa è qualcosa di raro per l'Italia, quantomeno il campo femminile, campo maschile qualcosa in più c'è stato, ma dobbiamo tornare indietro ormai di troppi anni. Vabbè, comunque ecco, i podi diciamo da sola di Wierer sono 9, che non sono pochi ovviamente. Sì, ma chiaramente ormai è un atleta di primissimo piano, comodamente tra le prime 5 al mondo. Vediamo se questa gara serve a svoltare in qualche modo e a crescere laddove spesso e volentieri è stata deficitaria. Speriamo che vai. Per le donne non è facile essere al top ogni settimana, no? A volte capita di commentare delle prestazioni sugli sci deludenti, magari Mecherini con 0 non sale sul podio. Può darsi che ci siano anche altri problemi che riguardano solo le donne. Sì, no? Sì, certo. No, ricordiamo che ci sono alcuni format nelle varie specialità dove c'è gente che è imbattuta, lo rimarrà Dallmayr perché ha vinto tutte le gare in seguimento in stagione, lo è purtroppo imbattuta in slalom la Schifrin che chiaramente sta aspettando di rientrare in Coppa del Mondo, lo è anche Federico Pellegrino nelle gare in tecnica libera sprint e Dorothea lo è nelle gare individuali, tra l'altro con il 20 su 20 due volte di fila è successo in maniera molto rara. Sì, devo dire che delle imprese citate quella più importante è quella di Pellegrino, sì, per un motivo banale, nessuno ci aveva riuscito prima di lui, norvegesi compresi, sia a skating che in alternato, anche le strisce più lunghe in alternato si sono fermate a 3, mi viene in mente Svartedal in un paio di occasioni, Pellegrino 4 vittorie di fila nello stesso format, ma se non sbaglio ne ha vinte 7 delle ultime 8, quindi sì, perché ne ha vinte 3 l'anno scorso, sono numeri che fanno abbastanza paura. L'Imperson, seguiamola perché c'è in palio piazzamento di assoluto prestigio. E in ogni caso sarà comunque un grande risultato, dovrebbe essere intorno a Oynish. Però Dario, questa è una ragazza del 94, mai meglio di 29esima in carriera, sono tutte lì, guarda, ha perso credo 6 posizioni per 3 secondi. Per pochissimo, è vero. Ma in ogni caso è il miglior risultato in carriera, guarda chi c'è alle spalle. Tale Mekerenica e Hildebrand anche, Eikhoff. Quindi alla fine, in ottica classifica generale, potremmo dire tappa favorevole ad Oren o gara favorevole ad Oren. Sukalova ha perso qualche punticino, ma soprattutto Hildebrand e Mekerenen pagano dazio in maniera pesantissima. Decisamente, ricordiamo allora che porta a casa Doren 38 punti contro i 32 di Sukalova, sì. Che però questo risultato virtualmente lo scarta.
Sì, perché è il peggiore della stagione. Spieghiamo questo discorso degli scarti, perché tanti poi mi scrivono e non è mai chiaro. Non è che tutte scartino i due peggiori risultati. No, cioè, no, ecco, è vero. Nella stagione ci sono 26 gare, sono 24 quelle che valgono per la classifica finale. Quindi se tu le hai fatte tutte 26 e sei andata a punti in tutte 26, scarti due risultati peggiori. Ma se tu hai preso parte a 20 gare, non è che scarti la 19ª e la 20ª. E ovviamente Dallmayr non scarta niente, ne ha saltate già 4, diventeranno 5. Sì, sì, con questa 5 è difficile vincere la Coppa del Mondo con tante gare in meno. Ci mancherebbe, qualcuno in passato ci è riuscito, Björdalen in più di una volta. Non so se possa essere il caso di Dallmayr. Beh, su Calova non credo Edoren non se lo possono permettere di saltare le gare in Nord America, chiaramente. Ecco, quello però è un quesito interessante, e cioè chi prenderà davvero parte alle gare in Nord America? In tante si sono già chiamate fuori, abbiamo parlato di Vali Semerenko, qualche norvegese. Ekof, ad esempio, ha dichiarato di voler evitare quell'appuntamento. Cercheremo di capire se ce ne saranno altre. Molti sveleranno i piani in questi giorni. Va da sé che difficilmente vedremo 100 atlete al via piuttosto che 90. Vabbè, insomma, credo che però le big non possono saltare quelle gare. Insomma, lottano per la Coppa del Mondo. È pesante come situazione per tutte e due, su Calova e Doren, soprattutto anche per Hildebrand, perché poi bisogna vedere cosa farà Domracova. Sì, tanto discreta Chevalier che chiude nelle 30. Segnali di vita da parte di questa atleta di talento come la sorella Chloé. Chiude con un errore e magari insomma, ma anche nei paesi nordici non c'è dubbio. Alla fine la Germania, un piazzamento tra le migliori 10, lo porta a casa con quella che non ti saresti mai aspettato, Gösner, soprattutto dopo gli errori a terra, due. McGrenen, Hildebrand e Ekof lontane dalle migliori posizioni. Abbiamo visto poi il peggior risultato stagionale di Sukalova, che conferma un po' la tendenza di patire Anterselva e gli ultimi giri in generale, perché Sukalova era sul podio dopo il secondo poligono, se non erro, o sbaglio? È vero, è vero. Quarta, perché quasi, poi si è inserita Jurlova, però in ogni caso ha perso 5 posizioni.